chiarimenti su questa delibera, perché quando ho letto appunto all'ordine del giorno non volevo credere ai miei occhi. Come è tecnico e non è tecnico, invece prima era tecnico e non era tecnico. Allora, innanzitutto, segretaria, in questa delibera c'è scritto che non ci deve essere ricorso, che i comuni non devono essere in dissesto. Non so, questa è una questione tecnica, poi non è lei, perché questo ente ha fatto una richiesta di finanziamento per evitare il dissesto di circa 300.000 euro. Quindi non so se quella procedura avviata che richiede un'adesione a un contenitore messo a disposizione per il dissesto si sposa con la richiesta di anticipo liquidità, perché l'anticipo di liquidità è un mutuo, lo fa la Cassa Depositi e Prestiti, cari signori del no mutuo. L'anticipazione di liquidità ad un tasso dello 0,6-0,7 chiamasi mutuo per pagare delle società che hanno dei crediti certificati. Quei famosi 9 milioni in 30 anni, sindaco, 9 milioni diviso 30 fa 300.000 euro. Questi qui sono esattamente 700.000 euro in 10 mesi che lei dovrà restituire, perché c'ha un forte disagio nell'incassare, perché nella delibera di bilancio sul 2018 c'è scritto che le entrate stanno tra il 20 e il 30%, cioè sono accertate ma non c'è liquidità, il che vuol dire che c'è una grande sofferenza. E io credo che la richiesta di poter avere qualche somma perché c'è il rischio di dissesto, la richiesta di anticipo liquidità, vuol dire che questo bilancio senza assessore è un problema. Se già era un problema prima, perché i consigli di Rossetti non venivano seguiti, è un problema oggi. Io rilevo, segretaria, se lo può mettere a verbale, che siccome non c'è l'assessore al bilancio e la delega l'ha tenuta il sindaco, che il sindaco si alzi e esca dall'aula esattamente come ha fatto quando io volevo parlare delle mozioni l'ultima volta, non è un buon gesto politico. Se lo può mettere a verbale, segretaria, questa cosa, perché poi io le chiederò il verbale di quello che sto dicendo, cioè le chiederò di rilevare che il sindaco, non essendoci, ecco, è rientrato, quindi posso continuare a parlare. Quindi voi state accendendo un mutuo che, avendolo, cioè voi state facendo tutto quello che dicevate, caro sindaco, quando faceva fare le riprese perché era consigliere di opposizione, era lo stesso regolamento, però non è che faceva spegnere, anzi le proiettava anche sulla persona. Quindi qui si sta continuando, cioè come la metamorfosi della politica del cambiamento per proseguire. Quindi domani mattina i titoli del vostro comunicato stampa deve essere, da parte del comune, che il comune di Rocca di Papa accende un bel mutuo di 700.000 euro per 10 mesi con la Cassa Depositi e Prestiti, esattamente come l'amministrazione Boccia in un periodo di profonda crisi l'ha fatta a 30 anni. Lo fece a 30 anni e voi oggi, in 2 anni e mezzo, caro consigliere Gatta, andate avanti grazie a quello, perché voi avete un problema di liquidità che avete generato voi. Perché il sindaco, quando dice che il bilancio si gestisce diversamente dal 2015, se ci sono le regole di bilancio, caro sindaco, la dottoressa D'Andrea è una grande professionista, quindi non va in deroga a quelle regole di bilancio. Questo vuol dire che questo mutuo che state prendendo, lo state prendendo perché avete una grande sofferenza e dovete usare le parole con i termini giusti, perché non vanno bene quando voi attaccate gli altri dicendo hanno fatto il mutuo, perché avete preso il mutuo, pensate di prendere il mutuo per pulire i terreni.
State prendendo un mutuo di 700.000 euro che dovrete rimborsare entro fine dicembre, perché poi ci sarà un contenitore economico, un cuscinetto, che dovrete fare entro il 2020. Allora, la prossima volta, quando lei parlerà dell'indebitamento, noi le diremo che a distanza di per 30 anni, per pagare le ditte che sono le stesse che lavorano oggi, perché lo dicevo responsabile dei lavori pubblici, io guardo le determine, assessore Zitelli. Quindi quelle ditte che erano in sofferenza ieri sono le ditte che giustamente lavorano oggi, perché la maggior parte sono ditte locali. Quindi quell'accensione alla cassa depositi e sul bilancio ci sono degli interventi di 20 minuti. Quelle accensioni di mutuo è una finanziamento 10 minuti. 10 minuti sindaco. Siamo a 6. Qui c'è qualcuno che riprende, siamo a 6, quindi c'è ancora 4 minuti. 6 e 14. Io sto dicendo che adesso ci vuole una faccia di bronzo per attaccare il passato e pensare che qualcuno, vede sindaco, non compete a lei fare battute, il sindaco è una figura importantissima, non è un giullare di un paese. Io non sto facendo un intervento in cui la sto prendendo in giro. Le sto semplicemente dicendo che, essendo io il candidato sindaco che ha subito una forte campagna elettorale su questo tema, e lei ogni volta che sta lì parla, io oggi le dico, noi l'abbiamo preso da 270.000 euro in 30 anni, lei l'ha preso di 700.000 euro in 10 mesi, con un bilancio che ha le nuove regole dal 2015, e si chiama mutuo Paolo Carta. Senza che abbassi la testa, le cose vanno chiamate con il nome che hanno, e non vi permetto più di infangare il buon nome delle persone, non ve lo permetto più, e di essere superficiali e leggeri quando qualcuno parla politicamente di una questione, perché qua non ci sono consiglieri di serie A e consiglieri di serie B. Quindi, segretario, le chiedo gentilmente di verificare questa cosa sul dissesto. Perché per chiedere questa liquidità, questo mutuo, bisogna avere le carte a posto. Siccome è stata fatta una domanda e tutto va consegnato entro il 28 febbraio, c'è una domanda in corso in cui il Comune ha dichiarato, richiede una liquidità di 270.000 euro, 265, 263, non ricordo, per dissesto. Se lo chiede per il dissesto, qui... Io ho chiesto di verificare, lei è la presidente, consigliera Fico, che mi fa questi gesti sul bilancio, a me i gesti non mi piacciono le carte. Allora, siccome o non è vero quello o non è vero questo. Cos'altro? Io credo che l'assessore Rossetti, è una cosa che mi preme tanto dire, in una delle ultime relazioni che ha fatto, non quelle di quando è entrato in contrapposizione, ha dato dei consigli. Uno dei consigli dell'assessore Rossetti era quello di assessore Rossetti, che ha un passato di consulente sul bilancio per l'attuale sindaco, che all'epoca era consigliere di opposizione. Ricordi, la invito a concludere, che abbiamo altri paio di minuti. Concludo. Volevo soltanto dire questo, che in molte relazioni dell'ex assessore Rossetti, qui invito il sindaco a fare una riflessione su questa delega, perché a quanto pare, visti i risultati, non ci sono capacità politiche, perché si è passati da delle entrate accertate al 24%, delle uscite già impegnate all'80%, il che significa che qua già si è impegnato tutto ma non è entrato niente, infatti eccola. La richiesta di soldi, perché c'è crisi, perché ci sono problematiche, lo sappiamo benissimo, c'erano all'epoca che è scoppiata la crisi, quindi oggi ce ne sono, no? Vediamo anche le manovre che si stanno facendo a livello nazionale e regionale, anche il sostegno al sociale. Allora io dico, cioè non c'è l'assessore, il bilancio fa acqua da tutte le parti, arrivate in consiglio a dirci di votare perché... Non ho capito, 700.000 euro di anticipazione, di liquidità e quindi di mutuo, perché ci sono delle spese certe e quindi queste poche ditte vanno pagate, giustamente, servizi, lavori, come era prima, perché erano servizi, lavori. Allora io dico una riflessione, non è cambiato nulla rispetto a quelle suggerimenti che ha dato nelle sue relazioni l'assessore Rossetti, quando l'assessore anche Trocco di Filippo evidenziava la carenza di liquidità anche da parte
degli altri settori, no? Il fatto dei canoni del terreno per l'antenna di pubblica utilità di Acea, le riduzioni per gli oneri, insomma sia problematiche di entrate che non possono essere accertate, sia problematiche di entrate accertate che non danno liquidità. Quindi qua c'è un problema forte. Allora, l'unica domanda che vorrei fare al sindaco e al consigliere Fico, alla consigliera Fico, è: ma sto bilancio, cioè c'è qualcuno che monitora e fa politicamente una riflessione, c'è cioè una strategia? Perché a quanto pare questa strategia ci porta oggi a una richiesta di liquidità di 700.000 euro, ci ha portato ieri alla richiesta di 280.000 euro di anticipazione per dissesto finanziario. Consigliera Cianficotti, la invito a chiudere per cortesia. Sì, chiamo di essere generi perché dobbiamo intervenire tutti, la ringrazio. Mi verrebbe da dire che non bisogna sputare in aria, perché poi le questioni sono come dei boomerang. Però vi invito, la prossima volta che parlate del passato, che comunque fate degli attacchi, a pensare anche al presente. Perché poi qualche consigliere dopo 2 anni e mezzo, quasi 3 di amministrazione, visto l'andamento, anche sulle proprie azioni, qualche l'onestà intellettuale e qualche definizione reale delle situazioni dovrebbe averla. Ripeto, 270.000 euro ieri, 700.000 euro. Benissimo, oggi. Grazie consigliere Cianficotti, per la maggioranza del no mutuo. Benissimo, allora la parola al consigliere Paolo Gatta, prego.